Pinetina di Rocca San Giovanni, qualche mese dopo il terribile incendio che ne ha distrutto una buona parte. Vice sindaco di Rocca San Giovanni, Erminio Verì, si sta lavorando. Per il momento si sta lavorando per il dissesto idrogeologico. Esatto. Subito dopo il nostro insediamento come nuova amministrazione, ci siamo interessati immediatamente della questione. E adesso, dopo aver fatto alcuni piccoli interventi iniziali, adesso siamo passati alla fase operativa con l'aiuto di tanti volontari per cercare di liberare i canali principali di scolo delle acque, e quindi per salvaguardare soprattutto la popolazione di Valle Vo, che è qui a ridosso diciamo della Pinetina. E per il resto stiamo coordinando tutto il personale, tutte le figure professionali che servono, e quindi geologo, speleologo, ingegnere, e stiamo unendo le forze per presentare poi un progetto complessivo di riqualificazione dell'area, di messa in sicurezza, e da presentare agli organi preposti, quindi alla regione in primis. Questa ferita è ancora viva, dicevo, e vogliamo ricordare quanta parte di Pinetina è andata distrutta? Sì, purtroppo dopo l'incendio, da una prima stima molto approssimativa, stiamo parlando di un 80% che è andato distrutto. Però questo, ecco, grazie all'aiuto anche di un agronomo che dovrà fare la mappatura, diciamo, di tutta l'area è molto estesa, più di 4 ettari, e avremo un conteggio più preciso, e servirà anche questo per la progettazione per la riqualificazione dell'area. E colgo l'occasione per ringraziare nuovamente tutti i volontari, sia quelli che hanno partecipato prima dell'incendio a ripulire, anche perché grazie al loro intervento, al nostro intervento, abbiamo salvato un gran parte della, diciamo, quello che vedete che è ancora vivo e vegeto è grazie a quell'intervento. E poi ovviamente tutti coloro che stanno aiutando questa amministrazione a titolo di volontariato per fare questi lavori, che altrimenti sarebbero impossibili senza il loro preziosissimo aiuto.